Si vede? Sì, perfetto! Bella ragazzi, quindi oggi è sabato con questa. Allora ragazzi, a parte questi suoni da rana sotto effetti di droghe pesanti, allora ho da di dire alcune cose importanti come appunto questa. Allora ragazzi, come avete potuto capire, come alcuni di voi hanno visto, è stato aperto lo store delle magliette, magliette, cappelli, gadget, cover per cellulare. E vabbè, altre cose. E non so se si vede. No, si vede al contrario. Ah, no, è già giusto, si vede così. Ne parlerò quindi durante il vlog. Magliette da uomo, da donna, top da donna, magliette scollate da donna, magliette scollate da uomo. E cose strane così. Ma ne parlerò dopo. Perché prima facciamo come al solito un piccolo riassunto di ciò che è successo finora nel canale questa settimana. Allora, faccio molto molto breve però, tranquilli. Siamo arrivati intanto a 86.250 iscritti, grazie di cuore ragazzi. E anche le visite stanno andando benissimo, grazie mille ragazzi, mi state seguendo come dei pazzerelli come al solito, quindi grazie davvero di cuore. Su Josie siamo arrivati a quasi 8.900 iscritti, siamo a 8.885, non 88, 85, e come al solito il link al secondo canale è in descrizione, ci troverete tantissimi indie, giochi in flash e molti indie horror, dove si urla bomba. E grazie quindi anche per il continuo supporto che state dando a Josie, che è arrivato a 217.000 visite in tutto, quindi davvero grazie di cuore. Ora, parlando di video che sono stati caricati su Diddo, quindi abbiamo il Walking Dead che è finito ragazzi, con un finale di stagione che si è beccato 1600 mi piace, e poi abbiamo Bioshock e Dark Souls 2. Ok, perfetto ragazzi, quindi grazie mille per il supporto che date a Diddo, che appunto gestisco solo io, e grazie per il supporto che date, ho messo la collanina fuori così sembra ancora più figa la maglia, e grazie anche per il supporto che date a Josie, che invece gestisco insieme alla mia ragazza, che intanto saluto, ti amo amore. Poi, dunque, passando ad altro, allora, passando o meglio ad altro, all'unica cosa veramente importante di cui devo parlare questa volta, è questa. Intanto, prima di questa vi devo dire una cosa che dovete fare assolutamente perché mi serve. Allora, io tempo fa, venerdì scorso, non questo, non ieri, quello prima, ho fatto il test di ammissione per la facoltà di ingegneria all'università. Come sapete sto finendo la quinta, c'ho la maturità, e io sono qua che studio schede e schede di cose, anche il sabato mattina perché ho troppi compiti essendo in quinta, però riesco a avere il tempo almeno per fare il vlog, quindi questa è una cosa buona. Quindi ho fatto il test di ammissione per la facoltà appunto di ingegneria, quindi il 26, il lunedì, dovrò, cioè potrò sapere il risultato, se sono passato o no. Quindi cosa dovete fare? Dovete fare così, alzare le mani al cielo, proprio così, no? Alzarle al cielo, tipo quando date il supporto a Goku per fare la sfera Genkidama, e darmi tutta la vostra aurea e tutta la vostra potenza, la vostra benedizione affinché io passi il test, cioè passi sì il test d'ingresso, ok ragazzi? Se non sarò passato, che sarà tutta colpa vostra. Ok, dopo questa cosa possiamo passare ad altro. Allora, quello di cui parlare, ovviamente, quindi lo avete capito, sono le magliette. Ora, quindi sto andando sullo store. Come si va sullo store? Lo store è o in descrizione ora in ogni video, quindi c'è tipo pagina Facebook, negozio di magliette, no, secondo canale, negozio di magliette, pagina Facebook, e poi tutto l'elenco dei let's play che si trovano sul canale con tanto di link per andarli a guardare. Oppure, quindi trovate in descrizione il link, oppure lo potete vedere andando sul mio canale, nel banner, quello rettangolare in alto, vedete che tra i link ci sono il secondo canale, Google+, Google Plus, Facebook, e appunto c'è Spreadshirt, il negozio quindi su cui vendo le magliette Spreadshirt, come grandissima parte degli altri che lo fanno. Mi sono trovato bene, comodo e anche molto semplice da appunto usare. E allora, ora ci sono appena andato, quindi usate uno di questi due modi, andrete sullo store. E allora abbiamo il berretto con il logo, abbiamo le cover per iPhone 4, 4S, iPhone 5, 5S, Galaxy S3 e Galaxy S4.
Poi abbiamo t-shirt con il logo Diddo da uomo, t-shirt da donna con il logo Diddo, una tazza con il logo Diddo che mi devo ancora comprare io questa qua perché la voglio a tutti i costi, un finora appunto preso, so, mi sono autocomprato la maglia appunto e appunto la cover. La cover fatta è una cosa che mi fa sborrare. E poi abbiamo un top da donna, appunto, con il logo di Diddo, poi una t-shirt da uomo con la con non fare un rucus, t-shirt scollata da donna non fare un rucus, t-shirt, bello sto dando questa importanza alla parola scollata, t-shirt premium one, non volevo farlo apposta, io sto solamente leggendo i nomi in alto, ho messo scollato perché? Perché quando fate una maglia su Spreadshirt dovete selezionare il tipo, no, il capo di abbigliamento e ognuno ha un suo nome, infatti maglietta da uomo la chiamo maglietta da uomo, mentre qui si chiama magari maglietta premium da uomo, così la chiamo anch'io premium, infatti si chiama, infatti c'è una, c'è scritto t-shirt premium da uomo scritto, questa qua c'è scritto scollata e così ho scritto anch'io scollata, non è che ci sto dando questa importanza incredibile per strani motivi. Comunque, t-shirt scollata da donna non fare un rucus, t-shirt premium da uomo con la con trema, che è molto molto ambita questa, e poi la t-shirt scollata da donna sempre trema, che sono le cose, quindi finora ho messo in particolare sui capi di abbigliamento il logo del canale e anche sulla cover, sulla tazza, vabbè, e la frase e due frasi celebri del canale, una di quelle che più mi si richiedono quando vado ai raduni, tipo quelle che più sono passate alla storia, quelle che più sono ricordate. E ora in futuro, cioè in futuro anche nei giorni prossimi o nelle settimane prossime, ne aggiornerò, metterò delle nuove frasi. E però il punto è questo. Quindi le maglie per ora sono queste, rimarranno per un po' queste qui e poi là arriveranno di nuove ogni tot, se volete controllate eccetera eccetera. Ah, intanto ringrazio uno di voi che si è già comprato due magliette, ovvero quella di non fare un rucus e quella di trema. Ecco, un utente di voi si è comprato già due magliette, quindi grazie mille di cuore. Anzi, aspettate che vado a vedere perché era in un video, mi sembra, il commento. Aspettate. Ecco, grazie a Megafuck per aver... nome epico per Megafuck, fantastico, per essersi appunto comprato già due magliette, appunto. Poi chiunque voglia, ripeto, il link è qua sotto in descrizione. Quindi grazie ancora. Appunto, alcuni di voi mi hanno chiesto perché non ci sono i disegni, fan art che molti anche in passato ti hanno inviato, queste cose qua. Ve lo spiego subito. Perché io mi inviato un fan art, no? Uno a caso fra i tanti che mi avete inviato nel corso di questi 2-3 anni, no? Tre anni era contando il canale vecchio, ma lì avevo 1000 iscritti, quindi fan art ancora no, in questi 2 anni. E me lo inviate, io lo metto su una maglia come motivo e la gente incomincia a dire wow, bello sto fan art, tipo uno mi fa il fan art di un pappagallo e sotto ci scrivo ah pappagallo, che è una delle altre frasi celebri del canale. Ora, magari quella persona dopo un po' dice, cazzo però, quello lì ci sta vendendo delle magliette usando una cosa mia, perché la fan art è mia, quindi voglio anch'io una parte. Ecco, quindi per non fare una parte degli introiti così, quindi per non fare casini, per non fare che devo fare dei contratti con voi per avere il 20% di share dalla maglietta perché ho usato il vostro motivo, ho deciso semplicemente di non usarli per ora, perché appunto... se no dovrei firmare un contratto con ognuno di voi che mi dica che voi dove voi firmate al mio libero utilizzo del vostro fan art per ogni possibile azione, cosa che è un po' difficile per prendere l'aereo, venire da voi o la macchina, non ho la macchina, l'aereo, il treno, la barca, la bici, non ce l'ho, anzi ce l'ho la bici, per venire da voi e firmare un contratto fra me e voi, quindi... Per ora non li ho usati, quindi preferisco riuscire a trovare un modo per farmeli io piuttosto e poi metterli sulle magliette che usare i vostri. Non per cattiveria, perché i vostri sono molto più belli, ma perché si dovrebbero creare dei casini di questo tipo. Quindi
Le magliette disponibili, appunto, le trovate ora sullo store in descrizione. Se avete delle idee per usare i fan art così, senza incorrere in casini o cose strane, perché comunque chiunque ha ragione mi potrebbe dire che cazzo fai, però non è giusto che vendi usando una mia cosa, quindi voglio anche io una parte. Ha ragione. Quindi, dato che si potrebbero creare casini di questo tipo, non so, se avete idee, consigli o cose così, ditemi pure tranquillamente. Ok ragazzi, quindi a meno che non caricate il vostro motivo come possibile utilizzo per tutti, la vostra fan art come un motivo che viene così, che può essere così utilizzata per tutti, su Spreadshirt questa cosa si può fare, e quando chiunque usa il vostro motivo, cioè la vostra fan art, voi ci guadagnate sopra. Se voi, ecco, così in effetti si potrebbe fare. Se voi mettete la vostra fan art e la caricate come motivo disponibile per tutti, su cui guadagnate una parte ogni volta che qualcuno lo usa, io poi lo potrei usare, me lo pago per la mia maglietta e poi lo metto sulla mia maglietta e poi la vendo. Credo che si potrebbe fare, non lo so, voi siete più esperti, sapete molte più cose di me, sempre in ogni campo, e non sto scherzando, ditemi voi come la pensate. Comunque lo store delle magliette, se le volete comprare, delle tazze, delle cover per cellulari, è in descrizione. Buon divertimento e buoni acquisti se volete. Quindi ragazzi, il vlog finisce qua, grazie per l'attenzione, ci vediamo nel prossimo vlog, nel prossimo video, qualunque cosa sarà, lasciate mi piace, commenti, fate tutti i vostri messaggi, ciao!